Buongiorno, abbiamo ieri considerato brevemente una parola per i padri. Vorrei ora parlare un po' ai figli e prendo spunto da ancora Efesini, capitolo 6, versetto 1, dove Paolo dice: figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. È molto interessante che sia in Esodo che qui, onora tuo padre e tua madre, viene associato alla promessa di vivere lungo tempo sulla terra qui e nella terra promessa lì in Esodo. Che nesso c'è? Io penso questo, che quando i figli onorano padre e madre, i figli onorano anche l'insegnante, il sindaco, il poliziotto, il governo, insomma, onora anche le altre persone di responsabilità. Quando onora padre e madre e vede un anziano sul pullman che è in piedi, il figlio si alza e gli dà il posto. Onorare padre e madre vuol dire avere una visione della società, della convivenza, che è biblica, che è storica, che è cristiana, ossia gli anziani vanno rispettati, vanno amati, mio papà va amato, mia mamma va rispettato. Quello che vediamo oggi nella società è un totale ribaltamento di questa situazione, no? I figli non rispettano gli anziani diventano sempre più un peso, i ragazzi tendono a non prenderli in considerazione per niente, anzi sono un fastidio. Il risultato è che non c'è rispetto per niente e per nessuno, né per l'insegnante. Io ho fatto insegnante da diversi anni e ho visto questo nelle classi, non c'è rispetto per il preside, non c'è rispetto per il politico, non c'è rispetto per il governante, non c'è rispetto per nessuno. Le persone sono così, si dicono con facilità, che quella persona è stupida, quell'altra persona è cretina, quell'altra persona non vale niente. E questo modo di essere comporta, credetemi, alla disobbedienza, all'immoralità, perché devo credere all'insegnamento del padre, a un sacco di brutte cose. In Israele ha portato all'idolatria, all'immoralità e alla perdita della terra. Ecco perché Dio dice: se tu onori padre e madre, avrai lunga vita sulla terra. Vorrei invitarvi quest'oggi a riconsiderare la vostra esposizione rispetto ai genitori. Forse sono anziani i genitori, hanno bisogno adesso di una visita, ma lo stai facendo, la telefonata. Onora tuo padre e tua madre. E magari sono un po' lontani. Onorali, onorali, onorali. La cosa più importante è obbedire a Dio in questo. Onora tuo padre e tua madre.
considera l'amore che ha avuto per te, il tempo che ha perso per te, il denaro che ha speso per te. Considera quanta energia tua madre e tuo padre hanno dato per te. Onora tuo padre e tua madre. Non possiamo essere cristiani se non onoriamo nostro padre, nostra madre. Non possiamo essere cristiani se non abbiamo questo insediamento insito in noi. Insegnare i nostri figli ad onorare i nostri genitori. Onora tuo padre e tua madre, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Paolo aggiunge questa promessa, addirittura la felicità dipende non da quanti soldi hai, da quante conquiste amorose hai o altre cose simili, ma da quanto tu onori tuo padre e tua madre. Pensiamoci. Dio ci benedica.